Allora, cosa mi è successo? Un grande guaio, veramente un grande guaio. Sono quelle cose che capitano proprio quando non devono capitare, perché a me così proprio è successo. Ma vabbè, sono stato vittima di un hacker. Cosa è successo in pratica? Ho preso un virus che mi ha letteralmente criptato tutti i file del PC ed ho perso tutto. Ma partiamo dal principio. Ieri stavo scaricando delle cose da internet, perché stavo sistemando il computer a Lucarina, a Ciuzzo. Quindi cosa stavo facendo? Dato che dal suo computer, aveva il computer portatile, andava lento, ho detto vabbè, mo scarico le cose dal mio computer, vedo quali sono i programmi, quali programmi devo scaricare, li provo pure, vedo, no? Li apro per vedere se sono quelli giusti e poi magari ti passo il link tramite WhatsApp web e lo apri direttamente, perché per fare una ricerca sul computer, quello portatile, schiattava in corpo, veramente era lentissimo. Scaricando tutti questi vari programmi sul mio computer, all'improvviso vedo che qualcosa non va. Il computer comincia a flashare, nel senso che avete presente quando aggiornate una pagina, quindi la stessa pagina in cui vi trovate, l'aggiornate e quindi vi fa quel flash, e comincia a fare così fino a quando poi non ricordo nemmeno bene, se non sbaglio si riavvia il computer da solo o fa una cosa del genere, ho deciso di riavviarlo, comunque non mi ricordo, riavvio sto computer, lo accendo. Io ho l'abitudine, ho la fissazione a controllare sempre in gestione attività per vedere come va il processore, come va l'hard disk, la RAM, quante percentuale sta. Controllo sempre queste cose perché sono fissato con qualsiasi cosa qua, dato che in passato ho avuto problemi con il processore che arrivava sempre al 100%. Quando accendo il computer, clicco sulla barra del menu Start, faccio tasto destro e non mi fa cliccare su gestione attività. Vado a cliccarci sopra e mi dice: questa funzione è stata disabilitata dall'amministratore. Oh Gesù, là mi cago sotto. Dico, è successo qualcosa al computer. Ho preso qualche virus che aprendolo automaticamente ha abilitato e disabilitato delle funzioni. E là mi cago sotto perché dico, è un virus al 100%. Cosa faccio? Sul computer io avevo comunque tante cose, avevo dei file del sito che sto creando, avevo il litigio rap completato e scritto l'altro ieri notte, avevo completato il litigio rap e ce l'avevo ancora sul computer perché dovevo fare il video, e avevo il mio libro che sto scrivendo. Quindi immaginate voi un po' la situazione di merda. La prima cosa che mi viene da fare, per prevenire magari qualche disastro, dico vabbè, prendo il libro che tengo sul desktop, che ogni tanto lo apro e scrivo su Word, mi prendo questo libro e me lo passo sul mio hard disk esterno. Collego l'hard disk, passo questo libro lassù, tolgo l'hard disk, all'improvviso tutti i file diventano tutti uguali con l'estensione .cos. E da lì capisco che il virus mi ha colpito in un modo bello pesante, perché tutti i file del computer sul desktop, in documenti, in video, tutti i file erano tutti uguali. Prova ad aprirli e non me li fa aprire, mi fa scegliere tipo un programma per aprirli, ma non si aprono questi programmi, perché sono stati criptati. Ora io non vi so spiegare per bene cosa significa criptare un file, ma da quello che ho capito praticamente è una sorta di sicurezza che mettono su questi file in modo tale da non far accedere ad altre persone. Quindi questa estensione .cos, da come ho capito, è così. Quindi sono entrati nel mio computer tramite questo virus poi ha fatto il tutto e ha reso tutti i miei file inaccessibili. Solo questi pirati informatici, solo questi hacker, potevano fare in modo da farmi visualizzare di nuovo i miei file. Inizialmente non sono andato tanto in panico, anche perché ho detto vabbè, il libro me lo sono passato, ma mo sarà una sciocchezza perché faccio una ricerca su internet, scarico un antivirus, un qualcosa di buono, trovo una soluzione e risolvo il problema. Ma non è stato così. Ragazzi, sono stato dalle 3 fino alle 10 e mezza, 11 di sera a cercare una soluzione, a scaricare programmi su programmi, a vedere guide su guide, a fare in modo manuale per eliminare questo virus e soprattutto per decriptare questi file del mio computer, ma niente ha funzionato.
Magari sono riuscito a togliere il virus, ma i file erano sempre criptati. Non potevo accedere ai miei file. E in quel momento, quando mi sono reso conto che ai miei file non ci potevo più accedere, mi sono reso conto che mi sono dimenticato di passare il litigio rap che avevo scritto sull'hard disk esterno. Ma non solo, avevo altri file molto importanti, avevo video, foto, che non mi sono passato sull'hard disk esterno, perché ho pensato alla prima cosa, il libro. Il libro è una cosa che voglio, io ci tengo in un modo particolare. Se lo avessi perso, voglio, non lo so, forse avrei abbandonato veramente pure l'idea di scrivere il libro, perché c'è tutto me stesso in quel libro. Quindi tutti i file, diciamo, erano criptati, il litigio rap anche, cioè avevo il file del litigio rap, non lo potevo aprire, perché poi, per chi guarda i miei video sull'altro canale, sa che un litigio rap è formato da varie frasi rap e tutte queste cose qua, e come faccio a inventare di nuovo tutte queste cose? E non si può fare, non si può fare. Cercando su internet, capisco che questo virus non è che te lo buttano così per divertimento e va bene così, no. È un qualcosa di più programmato. Ti mandano questo virus e poi ti lasciano un file di testo, che io l'ho trovato in documenti, ti lasciano un file di testo con scritto questa cosa qua, che vedete. In inglese, ovviamente, e in sintesi c'è scritto: non preoccuparti, i tuoi file li puoi recuperare, non hai perso niente, hai sempre la possibilità di recuperare questi file, però devi mandarci $980. Però se ci contatti entro 72 ore ti facciamo il 50% di sconto, ti facciamo pagare 4,80. Cioè, immaginate i file mio, cioè quelli sono i miei file, meriti, ma credo qua valli ritorno, come fanno qua a Napoli: prima si rubano la macchina, poi dopo ti chiamano, la rivuoi la tua macchina, mi era 1.000 euro. Cioè, ma che stiamo a dire, che stiamo dicendo? Da lì ho capito che la situazione era veramente veramente seria, e sono andato in panico, perché nonostante ci fosse quel messaggio ho continuato a cercare, a provare, a riprovare qualsiasi soluzione per decriptare questi file, almeno per il litigio rap, che è un video che, porca troia, non lo faccio da parecchio un litigio rap, l'ho scritto e poi l'ho perso così. Cosa succede? Perché mo viene il bello. Provo e riprovo a decriptare questi file in tutti i modi. Acquisto addirittura un programma, 50 euro speso per acquistare un programma, e niente, non riuscivo a decriptare questi file, non li riuscivo a recuperare. Quando a un certo punto, aprendo Google Chrome, vedo che il mio account Google è stato disconnesso. Io che appena apro Google ho l'accesso automatico, entra, già sto dentro al mio account, invece no. Vado a premere su accedi, e un messaggio di Google mi dice: abbiamo disconnesso il tuo account perché abbiamo visto delle attività sospette. L'amma caga proprio sotto, mi metto paura, perché poi ho perso il digitale, ho perso tutti i file, ma non sia mai riescono ad entrare nel mio canale YouTube, cosa che già mi è capitata, mi cancellarono tutti i video, quindi è una brutta esperienza di questa cosa. E appena vedo questo messaggio decido di formattare il computer e di non fa niente, di perdere il litigio rap, perché meglio a perdere un litigio rap che a perdere tutto il canale YouTube. Quindi vedo subito come devo formattare questo computer. Io non ho l'entrata del CD, il CD per formattare Windows, per installare Windows nel nuovo neve. Ritrovo una pennetta, mi ricordo che ho questa pennetta, installo Windows su questa pennetta e provo a formattare il computer. Il computer non si formatta. Va bene, le proprie quella cosa che tutta la giornata e fino alla sera, questo per me capitava, non si formattava perché il computer non si avviava tramite l'USB, non riusciva ad entrare nel BIOS, non burdello, un casino esagerato. Mentre sto facendo questo procedimento e quindi cerco di formattare il computer il prima possibile, magari, che ne so, questi possono accedere comunque a qualche mio file, che ne so, voglio formattare il prima possibile, all'improvviso mi arriva una notifica di Google sul telefono: attività sospetta, stai tentando tu di accedere al tuo account Google. Là proprio il sangue io non ce l'avevo più in corpo, sciolto proprio, e stavo morendo. Arriva questa notifica e dovevo decidere se dovevo cliccare su sì o su no per dire se ero io che avevo fatto accesso al mio account o no. E ovviamente faccio no, perché mi esce scritto che avevano fatto accesso dall'Ucraina. Queste persone, per farmi arrivare questo messaggio, vuol dire che conoscevano la password.
hanno fatto l'accesso, ma io, avendo l'autenticazione a due fattori, mi arrivava questa notifica, questo messaggio, e mi diceva: senti, sei tu o non sei tu? Meno male, perché se no avevo perso pure l'account di YouTube. Ovviamente faccio di no, vado a cambiare subito la password, cambio tutto, totalmente tutto, dal mio account di YouTube, da un altro computer, ovviamente, che è un altro computer a fianco. Mentre sto cambiando le password di YouTube, tutto a posto, capisco come formattare il computer, risolvo dei problemi che dovevo risolvere, sto su Facebook, nel frattempo che si stava formattando il computer, all'improvviso vengo disconnesso dal mio account di Facebook e mi esce questo messaggio. Eppure qua mi cago sotto e dico: o questi hanno capito chi sono, che tipo sono uno youtuber, che ho i follower, quindi si sono accaniti proprio, oppure, che ne so, entrando nel mio computer sono riusciti poi a prendere determinati file, le password che avevo salvate, non lo so, perché YouTube, poi Facebook, che comunque c'ha un'email totalmente diversa su Facebook, oppure hanno cercato il mio nome e cognome su Facebook, ma hanno trovato, e poi non lo so come hanno fatto, però stavano tentando di cambiare la mia password di Facebook. E questo messaggio che vi ho fatto vedere esce quando ci sono troppi tentativi di accesso oppure di cambio password. Quando ci sono troppi di questi tentativi, Facebook automaticamente disabilita totalmente l'account, per fare in modo che queste persone la smettano, eccetera eccetera. Vado su Facebook, verifico la mia identità, sono io, cambio la password, la cosa, faccio di tutto, cambio la password, e a quel punto formatto pure il computer, è tutto a posto. In sintesi, come avete potuto capire, ieri per me è stata una giornata di merda, veramente una giornata di merda, ragazzi, perché avevo delle cose programmate, devo fare dei video, devo fare delle cose, infatti pure un video su questo canale dovevo fare, ma non è stato possibile. Sono stato tutta la giornata a combattere io e il virus. Ora ho formattato il computer, ho installato tutto da capo, non metterò mai niente più di importante sul mio computer, ma solo sul mio disco esterno, perché, oppure online su qualche mio account tipo Google Drive, queste cose qua, perché mi sembra l'unica soluzione, che una volta che entrano nel tuo computer con un virus del genere ti rovinano tutti i file. Io ho pensato, ad esempio, no? Immaginiamo che io se fossi stato tipo un fotografo, magari sono andato a fare delle foto e dei video ad un matrimonio importante, no? Tutte queste cose qua, magari ho tutti i file di questo Cristiano sul mio computer, quindi foto, video di tutto il matrimonio, all'improvviso prendo un virus del genere, che cazzo fai? Che fai? Cioè, che vai dallo sposo e gli vai a dire: ho preso il virus, ho perso tutti i file, e che lì che fa, sono sposonata voi? Quindi diciamo che tra virgolette sono stato fortunato, perché ho avuto quell'intuizione, quella cosa di dire: vabbè, mi voglio salvare il libro, perché vi assicuro, ragazzi, che se avessi perso il libro non avrei avuto il coraggio e la voglia di riscriverlo, perché ci ho messo tutto me stesso, ci sto mettendo tutto me stesso, sto a 79 pagine più o meno, e questo libro per me è di un'importanza esagerata, cioè è più importante del Litigio Rap, perché un Litigio Rap magari mi viene un po' di ispirazione, sto con la testa un po' così e mi metto a scrivere il Litigio Rap, ma il libro è un qualcosa che di molto più profondo, di molto più sentito, e quindi quando sto là a scrivere un qualcosa, perché in quel momento mi è venuto, sono riuscito a scrivere, quindi nata voto non va bene come mi è venuta la prima voto, e ci avrei rinunciato, ragazzi. Fortunatamente il libro ce l'ho, fortunatamente. Per chi si trovasse in una situazione del genere, allora, praticamente, da come ho capito, questi virus non è solo uno, ma ce ne sono vari, con varie estensioni. Ho preso quello là, appunto, COOS, che è il più aggiornato, ovviamente, sto sempre a passo con i tempi, cioè esce il virus nuovo, io lo prendo subito, come l'iPhone, esce l'iPhone, io subito lo prendo. Comunque, ci sono vari virus. Altri virus, al di fuori di questo, sono stati segnalati e sono state trovate delle chiavi per decriptare poi questi file e per recuperare tutto, ma questi qua nuovi che ho preso pure io, purtroppo la soluzione ancora non era stata trovata, e quindi ho dovuto formattare tutto, perché se no mi era tenuto un computer così e non ne valeva la pena. Tutto è bene quel che finisce bene, ci penso di giorno e ho perso tantissimi file, e se ci penso, ovviamente, ma piti color, perché dico a chi rompe il calcio io che devo subire questo, ma vabbè. Su Instagram ovviamente ci sono state tante persone che mi sono state vicine, mi hanno i messaggi, cercare di aiutarmi, ma tutto in vano, perché non c'è soluzione. Il consiglio che vi do è di fare molta attenzione quando scaricate delle cose da internet, perché voglio, è terribile
questi file, questi virus erano nascosti in dei programmi, magari pure su un programma così innocuo, vado a scaricare questo programma in modo automatico, il vostro computer viene infettato. E il mio errore, vabbè, è stato pure che non avevo un antivirus, perché io l'antivirus va che sembra a contrasto, perché a me mi rompono un sasiccio e mi era fastidio quando ogni tanto tutto e c'è l'antivirus. Allora io sono stato un po' pure cretino a non avere un antivirus, perché magari se c'esteva l'antivirus bloccava subito questa cosa. Quindi la miglior cosa è pure pagare, soprattutto vai giù, accattate un antivirus come si deve, ti dà il proprio computer, perché sennò i guai sono questi qua, o anche peggiori. Per il resto, nei prossimi giorni vorrei riuscire a fare qualche altro video, perché volevo parlarvi del corso di piano che ho fatto, volevo parlarvi di varie cose, però non sono stato capace. Per ora vi ho raccontato questa bellissima storia e niente. Per chi non mi segue su Instagram, seguitemi. Potete vedere le storie che ho fatto ieri, quando stavo tutto disperato proprio, nella speranza di recuperare tutto. E vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E baffanculo alla guerra e virus.